Siamo col direttore sportivo dell'Arzanese Pasquale Costagliola. Allora, direttore, due risultati sicuramente positivi anche sul piano del gioco contro Casertana e nella trasferta di Melfi, un Arzanese che può ben sperare per questo immediato futuro di domenica contro il Teramo. Sì, sicuramente bisogna fare i complimenti ai ragazzi, bisogna fare i complimenti allo staff perché hanno dato un giusto segnale, se così si può dire. I ragazzi sono stati messi nelle migliori condizioni atleticamente, ormai era una cosa che ci attanagliava e oggi, grazie a Dio, questa parola atletica la possiamo mettere un po' da parte, perché con l'aiuto del professore Bianchi siamo stati bravi a tirare su i ragazzi sia fisicamente che moralmente, e i risultati sotto certi aspetti, diciamo, si stanno iniziando a vedere. Sì, perché a Melfi è mancata davvero solo la vittoria, solo sfumata poi nel finale grazie a una doppia rimonta del Melfi, una condizione che è in continuo crescendo, e poi c'è anche la mano di mister Marra che finalmente comincia a vedersi anche con ottimi risultati, dicevamo. Ah, sicuramente sì, la scelta di Marra non è stata fatta a caso, ma benché è stata una scelta ponderata dalla società e dal sottoscritto, sperando che poi alla fine si possa festeggiare tutti assieme con la società, con Marra, con i tifosi e con tutti che fanno parte della società calcio arzanese. Sì, diciamo, sono soddisfatto non tanto per il risultato, perché per come si erano messe le cose sia con la Casertana che con la domenica con la partita con i Melfi, diciamo, il risultato poteva essere ancora di più positivo, però guardando la loro classifica, guardando la nostra posizione, guardando per come siamo partiti, bisogna accontentarsi, bisogna credere in questo gruppo, bisogna credere nella società, bisogna credere nel proprio lavoro, bisogna fare quadrato e andare avanti, aspettando sempre gennaio per poter far sì di completare questa rosa e poi giocarcela a rush finale e vedere che cosa riusciamo a fare da qua alla fine del campionato. Ecco, direttore, ha appena affrontato uno dei temi caldi, diciamo così. In attesa di gennaio c'è una rosa che va comunque puntellata, magari anche ridotta, visti i tanti calciatori su cui può contare l'Arzanese. Ci può aggiornare sotto questo aspetto? Ah, diciamo che ieri ci siamo un attimino seduti a un tavolo, abbiamo fatto un po' il punto della situazione con il tecnico e si è deciso di comune accordo di lasciare liberi alcuni calciatori, dargli la possibilità di potersela giocare altrove. Mi auguro buone fortune per loro, perché a dire la verità, ripeto, sono tutti ragazzi bravi, ma messi assieme come sono stati messi assieme magari si può ottenere poco, però sono tutti calciatori, sia quelli che restano che coloro che vanno via, sono ragazzi che se vanno ad approdare in qualche società, uno in una società, due in un'altra società, sicuramente sono giocatori che possono fare bene ovunque dove andranno. Però diciamo, ad Arzano è stata fatta questa scelta perché bisognava miscelarla, se così si può dire, un po' diversamente. Ecco, direttore, l'ennesimo segnale questo che l'Arzanese, che Serrao, che il direttore Costagliola credono ancora fermamente in una rimonta che avrebbe dell'incredibile, ma che non è impossibile. Ma questo sicuramente, perché altrimenti non ci sarei mai approdato ad Arzano, perché significherebbe lavorare e non credere nel proprio lavoro. Io ripeto, come l'ho detto già altre volte, al momento che sono stato chiamato dall'Arzanese ne sono onorato di poter far parte di questa società, perché è una società che ho partecipato a scrivere la storia negli anni passati, laddove dall'eccellenza siamo arrivati alla C, e sicuramente, come la famiglia Serrao, il sottoscritto ci tiene tanto a ripoter scrivere la storia, perché oggi salvare l'Arzanese
vuol dire vittoria di un campionato, vuol dire dare una continuità ai professionisti e sicuramente da parte mia ce la metterò tutto e ci credo, come ci credo io, ci crede la società e non a caso perciò tante volte si è ripetuto e si ripete che noi saremo presenti sul mercato proprio per far sì di potercela giocare fino alla fine del campionato. Allora in bocca al lupo per domenica e per il futuro prossimo dell'Arzanese, direttore. Crepi e grazie.